Vinicoli Bolognese è una realtà di collina, nella periferia di Bologna, nella prima collina di Bologna, è una zona storica di produzione al centro della Via Emilia, dove la viticoltura si è sviluppata nei secoli. È diventata famosa nel secolo scorso per i grandi vini rossi di alcune aziende molto importanti del territorio, oggi è all'apice della piramide qualitativa per il vino pignoletto. Colpito nel giro che stiamo facendo qui a Vinitaly questa vetrinetta con le bottiglie, con la grafica delle bottiglie. Stiamo lavorando molto, siamo molto contenti e comunque ci stiamo anche innovando proprio a livello, diciamo, di marketing, e ho progettato una nuova bottiglia come lei può vedere, e l'idea dal bicchiere da degustazione del prosecco del consorzio. Quello che è rovesciato. Esatto, l'abbiamo rovesciato e abbiamo ottenuto questa bottiglia qua. Il prodotto è oggi le marchesine, quest'anno non presentiamo prodotti nuovi, quest'anno andiamo a presentare le nuove annate come tutti gli anni, per far capire che comunque le marchesine continuano a crescere a livello di qualità, che è la cosa più importante. Beh, quest'anno diciamo che per la storia è un anno molto importante, perché io rappresento, come si diceva prima, la quarta generazione della nostra famiglia, però il marchio Storia quest'anno festeggia i 30 anni di attività. Beh, quest'anno ovviamente dovevamo festeggiare nel migliore dei modi questo nostro anniversario e abbiamo pensato di coinvolgere i tre nostri produttori di uva e di vini storici, e quindi con loro siamo partiti con questo progetto ancora dalla scorsa vendemmia, cercando di selezionare i tre vigneti migliori di loro proprietà e quindi di creare questa cuvée di Prosecco DOCG che rispondesse un po' alle esigenze e alle aspettative di quest'annata. Grazie intanto di questa opportunità. Storia fatta di persone, perché è una storia fatta di tre generazioni di vigna e di vino, ed è come sempre questa la kermesse più importante per noi, che tra l'altro siamo qui a due passi sul lago di Garda, perché ci permette di presentare sia al grande pubblico internazionale sia al pubblico invece più vicino a noi, quindi del territorio di Verona e comunque della zona del nord Italia, quelle che sono le nuove vendemmie, ed è questa l'occasione in cui c'è il vero grande primo show della nuova annata, e questo vale un po' per tutti i nostri vini e di stile giovane, vale a dire il Lugana Mandolara che stiamo assaggiando e il Chiaretto e il Bardolino, che sono i vini dove c'è proprio la godibilità immediata.
tenuta colombarda, abbiamo deciso di produrre un sangiovese in purezza e rosato. Rosato perché esprime profumi più sottili e più delicati del nostro vitigno. Ottimo vino d'antipasto, che vino anche prodotto in rispetto e in un regime di tutela ambientale molto severo. È un vino che ha preso dei bei premi, dei bei riconoscimenti, tra cui la medaglia d'argento al concorso mondiale dei rosati a Cannes, questa annata che noi abbiamo in questo momento, e quindi è un bel riconoscimento a livello internazionale. Innanzitutto la scelta che abbiamo fatto noi, come vi ha già appunto detto la mia collega, è di tornare al territorio, di tornare al vino in purezza. Quindi per scelta noi i nostri vitigni autoctoni, dopo un importante lavoro di zanazione, li vinifichiamo in purezza in acciaio. Per quello che riguarda il Sangiovese, stessa identica filosofia, in acciaio e in purezza. In questa Sangiovese si può ritrovare una cosa secondo noi fantastica e tipica del Sangiovese di Romagna, che è il famoso profumo della viola. Questo odore di violetta caratteristico, tipico del Sangiovese di Romagna, che qui si sente, nel nostro Sangiovese si sente molto bene. E poi con tutto il corredo tipico della... Vinitaly è un appuntamento imperdibile per ogni produttore, quindi qui a Verona come ogni anno ci ritroviamo insieme a proporre ai nostri clienti ma anche ai consumatori quelle che sono le novità della nostra cantina, le novità di settore. Quest'anno in particolare presentiamo un restyling del nostro prodotto di punta, che è il nostro Valdobbiadene nel Prosecco Superiore di OCG, Terra Serena. E abbiamo fatto un restyling, diciamo abbiamo mantenuto quello che è il concetto principale di semplicità e di tradizionalità della nostra bottiglia, ma l'abbiamo un pochino modernizzata. Poi una novità assoluta per noi quest'anno, perché è l'unico prodotto che facciamo a marchio nostro,